Pace a te, anche oggi siamo insieme, grazie siano rese a Dio per la bella occasione che ci dà di essere insieme. Ti voglio ricordare i carcerati. Leggiamo insieme in Ebrei capitolo 13 verso 3. Vi voglio salutare a voi che siete in carcere, voglio salutare anche voi che siete con noi, voglio salutare tutti perché è bello poter dire buongiorno e andare avanti con la parola del Signore. Ricordatevi dei carcerati come se foste in carcere con loro e di quelli che sono maltrattati come se anche voi lo foste. Perché ti voglio ricordare di loro? Perché ci chiedono i calendari? Questa mattina ci hanno chiesto anche i Nuovi Testamenti. Sono dei fratelli che vanno nella, nelle carceri per portare qualcosa. Diamogli l'occasione perché è un tempo buono, tempo meraviglioso per seminare. Se non lo puoi fare sorella, se non lo puoi fare fratello, voglio raccomandarti di farlo fare a chi con dedicazione lo fa. Toglimelo per cortesia, così voglio parlare con la sorella. Ci sono dei fratelli pastori. Che si dedicano per entrare nei carceri. Però, sore, frate, un pastore, se si dedica per entrare nei carceri, ha bisogno che qualcuno gli provveda il materiale da portare. E chi lo deve fare se non i credenti? Forse hai qualche parente nel carcere. Hai qualche amico? Ci sei stato anche tu? Ci sei stato anche tu? Oggi può succedere a tutti un incidente che ci troviamo ad essere lì. Teniamo presente che sono messi in una condizione molto difficile, perciò diamogli almeno la possibilità di poter avere una porzione della parola del Signore, un nuovo testamento, un calendario quello che possiamo se non puoi un cartone, fai 10 pezzi, 20 pezzi, 30 pezzi, ma ricordiamoci di loro perché in questo tempo è molto importante, non li possiamo dare nel mese di maggio perché sarebbe troppo tardi e non li abbiamo neppure però adesso che c'è la possibilità. Sore, frate, forse stai all'altra parte del mondo, forse sei in America dove sei? Puoi collaborare con questa opera. Noi lo facciamo e lo stiamo facendo e siamo felici di farlo. C'è anche l'altra parte, forse tu non sai che solo il carcere ci può essere. Abbiamo anche la collaborazione della tenda di Cristo e la risposta se per un attimo la vuoi far vedere. Ecco, questi missionari sono in Italia da più di 40 anni che battono. Nord-sud, sud-nord, 30-40 persone al giorno che si dedicano per seminare la parola. In questo tempo che ne abbiamo l'occasione, frate, sore, toglimi quella tenda, fammi parlare con il fratello o la sorella, frate, sore, forse hai ricevuto beneficio da questa opera forse sei stata convertita attraverso questa opera, forse ti hanno accolto e hai ricevuto benessere da questa opera. Cosa possiamo fare noi? Possiamo veramente contribuire per mandargli del materiale che ci chiedono, siamo tanti credenti in Italia, possibile che non riusciamo? A dargli del materiale a chi si muove quotidianamente. Tu, forse sei anziano, sei anziana, sei ammalata, non lo puoi fare, non puoi uscire, ma qualcosa la puoi fare. Puoi telefonare, ordinarli e glieli portiamo noi, glieli mandiamo perché ce li chiedono. Cerchiamo di collaborare. Come te lo devo dire, io te lo dico col cuore. Noi abbiamo mandato qualche pedana di prodotti che sentivamo nel cuore di farlo, però collabora anche tu. Fallo prima possibile, così mentre c'è bel tempo e facciamo in tempo, glieli possiamo dare. Sentiti responsabile di questa opera, perché è importante. Voglio pregare insieme con te, che il Signore ti faccia sentire. Il desiderio di partecipare e sentirti felice di fare queste cose per l'avanzamento dell'opera del Signore. Preghiamo insieme perché il Signore possa suscitare missionari, missionarie che si dedicano, ma se non ci possiamo dedicare possiamo fare qualche parte diversa. 10 calentari, 20, 30, un nuovo testamento, 10 nuovi testamenti. Quello che il Signore ti mette nel cuore. Giusto di partecipare, per dire anch'io, sto cercando di fare la mia parte. Ci sono dei credenti che né li distribuiscono loro e né aiutano a distribuirli. Quando gli dici prendine 10 almeno per i tuoi amici, ah, qui non li vogliono. In una città ci sono dei credenti in una città di mille, tremila, cinquemila, diecimila abitanti. Prendi dieci calendari in questo periodo che li dai, ma qui non li vuole nessuno. Vivono sulla luna, non lo so dove vivono. Signore aiutaci questa, questa mattina. Preghiamo che il Signore possa suscitare uno spirito missionario nella tua vita. Voglio pregare per te questa mattina. Preghiamo insieme, Signore, ti prego per la sorella, per il fratello, con lei, con lui, che sono così assenti in queste cose. Metti il desiderio di voler fare la loro parte perché è importante, Signore. Ti preghiamo insieme, suscita quello spirito missionario di dire non posso fare questo, faccio quello, ma posso collaborare per l'avanzamento dell'opera tua, Signore. Signore abbiamo bisogno che tu soffi con lo Spirito Tuo Santo per suscitare volontari per seminare la tua parola. Te lo chiediamo insieme, Signore, sì, sì, per amore del tuo nome. Amen, Amen, Amen. Non dici addormentare sopra, se lo senti nel cuore, fallo subito senza perderti d'animo. Cantiamo insieme il canto numero 817 e prepariamo i nostri cuori per la parola questa mattina. 817, 817. 817. you mm -hmm. Allora proseguiamo con la meditazione della parola del Signore. Mettiti in una posizione tranquilla e cerca di assorbire più che puoi dalla parola. Quando dice il Signore nella sua parola ascolta vuol dire metti attenzione. Ascolta, non te lo dico più. Ecco, già non è sentire, vedi se puoi sentire. No. Ascolta quello che ti sto dicendo. Questo vuol dire, ascolta Israele. Vuol dire, ascolta quello che ti sto dicendo. Poni mente, metti attenzione. Cerca di comprendere che c'è qualcosa da fare. Ascolta, non te lo dico più, ah, questo vuol dire è incisivo, vuol dire che è qualcosa di molto importante. La parola del Signore è importante, non è qualcosa ascoltiamo e stiamo lì passivamente, no, no, no. Ascoltiamo per assorbire, prendiamo nota per fare. Se no, che ascoltiamo tutte le volte che ascoltiamo? Signore aiutaci. Non ti voglio dire non ascoltare, almeno ascolta, però tieni presente che ascoltare la parola del Signore vuol dire come quando siamo interessati in qualcosa che con attenzione stiamo con un foglio e con una penna in mano per dire questo. Lo devo fare. Ah, questo non me lo devo dimenticare. Dobbiamo avere interesse. Se no la nostra vita cristiana si addormenta, manchiamo di desiderio di vedere le cose che siano fatte. Gesù ci insegna questo. Guarda il messaggio di questa mattina. Gesù mette al primo posto quello che è il messaggio della sua venuta. Il mio cibo è fare la volontà del Padre. Vuol dire che per me, dice Gesù, fare ciò che il Padre mi ha mandato a fare. È più importante di mangiare. Non è che non mangiava Gesù, però nel contesto che si trovava, quello che c'era da fare era più importante di mangiare. Ci sono delle cose nella nostra vita che sono così. Si mangia dopo, adesso dobbiamo fare questo. Mangiamo dopo, dobbiamo fare questo. A volte mi ricordo con mio papà che il tempo stava per piovere, dovevamo raccogliere il fieno, eravamo sotto mezzogiorno, no, 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 cerchiamo di mettere il fieno dentro, mangiamo un po' più tardi però dobbiamo farlo, raccoglievamo il grano, c'è da chiudere il grano, c'è da portare il grano dentro perché piove e poi si bagna, dopo mangiamo. È una necessità. Fratelli, noi l'opera del Signore la dobbiamo portare avanti con desiderio di vedere che le cose funzionano, che vanno. A volte il Signore mi dà dei messaggi che io non riesco a stare fermo, devo andare a mettere almeno gli appunti per quello che Lui mi dice. Poi si mangia, poi si faranno le altre cose. Dobbiamo imparare così, Signore, aiutaci questa mattina. Leggiamolo insieme in Giovanni 4:34. Gesù disse loro: "Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato per compiere l'opera sua. Sono disceso dal cielo per fare la sua volontà." Questo spazio di tempo che resto, lo devo fare. Disse in un'altra occasione Finché è giorno vuole dire finché sono in vita lo devo fare perché poi non c'è più la possibilità di farlo. Ma non è la stessa cosa che dobbiamo pensare noi. Chi l'ha detto che domani ci saremo per fare quello che dobbiamo fare oggi? Dove è scritto che domani io devo esserci per fare quello che devo fare oggi? Da nessuna parte. Perciò dobbiamo muoverci così. Nel capitolo 6, verso 38 di Giovanni, il Signore ci insegna queste cose: ci vuole soldati attivi nel suo esercito, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato, cioè il motivo della mia incarnazione, io sono diventato uomo. Ho lasciato l'eternità. Da Dio sono diventato vero uomo e vero Dio per fare qualcosa che è molto importante. Signore, grazie, grazie, grazie. Il motivo della mia incarnazione serve per fare la sua volontà. Gesù proclama che noi dobbiamo quelli nati di nuovo. Dobbiamo nascere di nuovo, non dobbiamo trascurare il desiderio di nascere di nuovo e per svolgere il piano della sua volontà nella nostra vita. Se no abbiamo perso la nostra vita inutilmente. In Giovanni 3.3 leggiamo insieme. Quando ci viene data l'occasione della rinascita spirituale, se abbiamo interesse, il Signore lo fa, Gesù dice, in verità, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Se tu non cerchi la nuova nascita in questo tempo, quando la cerchi? Dopo la morte. Se tu non cogli l'occasione quando la parola di Dio ti parla e ti fa sentire che quello è il momento di aprire il cuore a Cristo, arrenderti a Lui, dare la, sua, la tua vita a Lui perché ci sia un cambiamento nella tua vita, quando lo farai? Mai più. Signore, aiutaci questa mattina. Il motivo della nostra rinascita è per fare la Sua volontà. Infatti abbiamo bisogno di costanza e perseveranza. Non ci dobbiamo perdere per strada, non dobbiamo stare a sbadigliare e stare con le mani in mano per cose tanto importanti come la vita eterna. Siamo impegnati in altre cose e Gesù dice a chi si impegna solo per le cose naturali che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e si impegna una vita e poi perde l'anima sua, che cosa può dare in sostituzione della vita eterna che perde? Nel momento che parte lascia tutto quello che ha e perde pure la sua vita, che cosa è nato a fare? Signore aiutaci, ma noi credenti dobbiamo valorizzare le cose di Dio, per noi devono avere valore, se per noi stessi non hanno valore, e viviamo così all'acqua di rose come si usa dire perché il Signore è venuto, perché ci ha dato tutti questi insegnamenti, perché lui ha cercato di fare il meglio per darci direttive che sono chiare e che noi dobbiamo seguire. Nell'Epistola agli Ebrei nel capitolo 10 verso 36 dice così, leggiamo: seguiamo Infatti avete bisogno di costanza affinché fatta la volontà di Dio otteniate quello che vi è stato promesso. <coughs> Se noi non ci aspettiamo di ricevere qualcosa quando noi ci muoviamo, diventiamo apatici. Diventiamo statici, diventiamo stanchi. Signore aiutaci questa mattina. Ogni giorno, secondo la sua volontà, dobbiamo muoverci. Quando cominciamo a camminare col Signore ci deve essere una crescita continua. A volte ho pensato... Un bambino che nasce in una famiglia, c'è una grande attesa e quando nasce la gioia della famiglia. Ma sai che se quel bambino non si sviluppa, dopo qualche mese diventa il grande problema della famiglia. Signore aiutaci questa mattina. Diventa una sofferenza, ma come prima, appena è nato, grande gioia, grande festa, fiocchi blu, fiocchi rosa, dappertutto nella casa, auguri, festa, dolci. Dopo un poco di tempo, quella casa sembra un cimitero perché c'è il problema, il bambino non cresce. E allora diventa una preoccupazione. Ci sono tanti credenti che nascono di nuovo e diventano la preoccupazione della Chiesa. Diventano la preoccupazione di Dio. Perché? Perché non crescono. Sorella, non restare nana nelle vie del Signore. Fratello, non restare nano perché il Signore ti ama. Sviluppati, nutriti esercitati muoviti non è che dobbiamo sempre sentirci di muovere <ride> no 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 ti dico per esperienza ho già detto sono più di dieci giorni che ho addosso il fuoco di Sant'Antonio sento dolori dappertutto ma non mi fermo perché so che se mi fermo è peggio Perciò mi muovo più che posso, senza fermarmi. Il dolore piano piano resterà, passerà. E quando mi fa male di più, dico, Signore, tu sai, metti la tua mano. Non dobbiamo diventare così smollati che non serviamo né per noi né per gli altri. Signore, aiuta. Ogni secondo dobbiamo cercare di fare la sua volontà, pressare in Matteo 7:21 e Signore Gesù ci parla attraverso la sua parola, Signore aiutaci, non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Una fede fatta solo di parole non funziona, deve essere accompagnata dalle azioni. In senso contrario ci aiuta a capire. Fin dalla Genesi leggiamo che la malvagità, il male nella vita degli uomini veniva esercitata e viene esercitata. Chi fa il male non prende pace se non porta a destinazione il male che pensa. Noi invece pensiamo il bene e non lo facciamo, non lo mettiamo in azione. E che lo pensiamo a fare? Che noi abbiamo tanti buoni pensieri e non muoviamo una foglia. A che cosa serve? Nel capitolo 6, verso 5. Abbiamo un esempio negativo ma che ci aiuta a comprendere quanto è importante. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva, mettici il verde sopra, soltanto disegni malvagi in ogni tempo, ma non li concepiva soltanto. Vai, mettici il verde, grazie. Li portava a segno, ci lavorava vicino, la notte li pensava, il giorno li faceva. Signore aiutaci questa mattina. Il peccato originava nel pensiero e loro lo facevano. La malvagità interiore si sviluppava nelle azioni. Noi che crediamo nel Signore. La testa, il cuore, i sentimenti, perché ce li ha dati? Essi assorbono dalla parola del Signore, crea nella nostra mente, nella nostra vita, i concetti di come dobbiamo fare e poi li dobbiamo mettere in azione. Se non li facciamo, perché il Signore li mette nella nostra mente? Le idee che ci porta lo Spirito Santo. La parola di Dio quando la leggiamo sviluppa idee nuove, celesti, che vengono da Dio, hanno un grande valore, ma servono per poi metterli ad effetto nella nostra vita. Signore aiutaci questa mattina in Giacomo, capitolo 1 verso 22, perché le correzioni nella sua parola ci sono, sono noi che, siamo noi che li dobbiamo mettere in pratica. Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Cioè noi penalizziamo noi stessi, illudendo voi stessi, tradiamo noi stessi, perché sappiamo e non facciamo. Si dice a volte che le persone ci hanno tradito. <ride> così tradiamo noi stessi. Che ci tradiscono gli altri non centriamo noi. Illudendo voi stessi, fate i calcoli spirituali fatti, ma fatti male. Illudere vuol dire un calcolo sbagliato. I calcoli spirituali sono che noi dobbiamo comprendere per fare se non facciamo che abbiamo capito a fare. <ride> Signore, aiutaci, essere facitori. Se ci ragioniamo solo non funziona, leggiamo, ascoltiamo. Ci sono delle cose che dobbiamo fare. Quando comprendiamo, dobbiamo agire prontamente. Subito. Scriverle per non dimenticare. Abbiamo la mente che si può dimenticare. Mettiamo su una carta e poi ci ricordiamo. Leggiamo il verso 24. Dobbiamo essere attivi perché così si risvegliano e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. <ride> Mentre la parola, il concetto è chiaro. Dobbiamo essere attivi irrequieti per fare, non dobbiamo prendere pace, ho capito, lo devo fare perché voglio vedere il risultato, <ride> dobbiamo essere irrequieti di fare prima possibile quello che abbiamo capito, se no perché abbiamo capito? La parola del Signore ci porta a questi livelli e mentre l'ascoltiamo dobbiamo prendere nota, dobbiamo sapere. Isaia, il grande profeta che annuncia la venuta di Gesù, la crocifissione, un grande uomo di Dio, era prima era un grande sacerdote, Dio poi lo chiamò e diventò profeta. Nel capitolo 55, verso 6. Dice così, <ride> che bello, che bello, cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino, che vuol dire? Che a volte è vicino e a volte è lontano, Dio è vicino e lontano, è lontano, può essere, no. Ci sono dei momenti che la nostra mente è pronta e preparata perché la parola... Ci fa comprendere che quello è il momento di aprire il cuore perché il Signore ci sta parlando attraverso lo Spirito Santo e non dobbiamo rimandare, questo vuole dire. Non è che Dio è vicino e lontano, Dio è sempre vicino, ma ci sono dei momenti che è l'ora della decisione, dobbiamo decidere per afferrare. Ma pure una mosca se la dobbiamo prendere. La dobbiamo prendere al momento opportuno, perché quando se ne vola non la troviamo più. Perciò vedi, questi concetti che troviamo nella Parola del Signore ci aiutano a prendere decisioni positive per piacere al Signore. Perché quando piaciamo a Dio... Le cose cambiano anche nella nostra vita. Quando la parola è viva, il concetto è chiaro. Quello è il momento di lasciare il male e afferrare la salvezza. Ci sono persone che ascoltano la parola di Dio per una vita e non sono salvati perché non arrivano mai ad una decisione, partono già smollati che stanno lì giusto per passare il tempo. Non è così, non deve essere così. Leggiamo il verso 7. C'è da lasciare per prendere, lasciare il male e prendere il bene, ma ci vuole una decisione. Questo è il momento della tua decisione. Lasci lembio la sua via e l'uomo inico i suoi pensieri e cambi strada, si diriga verso il Signore. In questo modo questo è il vero ravvedimento. Dio avrà pietà di te. Dio, il nostro Dio, che non si stanca mai di perdonarti, <ride> che aspetti, che aspetti, se senti il bisogno della salvezza e sai che questo è il momento che il Signore ti chiama, adesso fallo subito. Deciditi, Signore, lascio questo sistema. E voglio applicarmi al tuo perché il tuo è quello buono e quello male lo lascio. È come quando vediamo un paio di scarpe rotte e abbiamo le scarpe nuove. Perché portiamo le scarpe vecchie? Se abbiamo le nuove? E lasciare per prendere. Questa è la vita nostra di ogni giorno, così dobbiamo fare. Se senti lo Spirito Santo che ti parla, o oh, io credo che c'è qualcuno che ha bisogno della salvezza in questo momento, e voglio pregare insieme con te, sì, fermiamoci per un attimo, lascia il male, quello che lo Spirito Santo ti fa comprendere, che ti porta come una cancrena addosso, lascialo, afferra. Il perdono di Dio in questo momento. Signore, prego, prego, prego Te per amore del Tuo nome. Dagli, Signore, in questo momento, a colei, a colui che lo Spirito Santo sta facendo comprendere che ha bisogno di Dio. Signore, intervieni per amore del Tuo nome. In Cristo, la remissione dei peccati, questa. Questo è il ravvedimento. Nell'Antico Testamento ci fa comprendere queste cose. Nel Nuovo Testamento ci dice che ciò accade mentre noi predichiamo il Vangelo, adesso, mentre parliamo. Gesù ha ordinato ai suoi discepoli e io sono un discepolo di Cristo. Te lo leggo e lo leggo anche per me. In Luca 24:47 24, dice così, è che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento. Ravvedimento vuol dire lascia il peccato e ricevi il perdono mentre ti rivolgi al Cristo, perché lui ha pagato il prezzo per il tuo riscatto. E fa la sostituzione, fa lo scambio dei tuoi peccati per la sua salvezza a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme, e porre la propria fede in colui che ha dato se stesso per te. Questa è la sostituzione che Cristo ha fatto sulla croce, come dice in primo Timoteo 2,6, Cristo Gesù che ha dato se stesso in sostituzione e ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti, compreso tu. Questa è la testimonianza di quello che ha fatto duemila anni fa il Signore sul monte Calvario, sulla croce del Calvario. Alleluia. Gloria al Signore. Se tu non l'afferri per la fede, lui l'ha fatto duemila anni fa, ora ti giunge il messaggio, il messaggio è fresco, perché non lo sapevi prima, ora che lo sai devi dire, Signore, ti ringrazio che quello che non potevo fare io l'hai fatto tu. Io voglio la salvezza, ti ricevo nella mia vita, ti ringrazio e da questo momento ti voglio seguire. Voglio seguire le direttive che tu mi dai, voglio seguire la tua parola, i tuoi insegnamenti, i tuoi detti. Prendano corpo nella mia vita, voglio seguire te. Basta con tutta l'immondizia che ricevo intorno a me ogni giorno. Signore aiutaci. <ride> perché lui è l'unico mediatore, come dice nel verso 5. Non è cercare un altro, perché un altro non esiste, è l'unico mezzo che Dio ha stabilito come unico Dio e unico mediatore. Infatti c'è un solo Dio, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, è anche un solo mediatore, il suo figlio, Gesù Cristo, diventato uomo. Alleluia. Infatti quando dice il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato, è diventato uomo proprio per fare questa operazione in tuo favore, in mio favore. Perciò è molto importante, per me questa è la cosa più importante che esiste, perché lui cambia la vita. Quando tu cominci a dedicarti seriamente, vedi la tua vita che cambia. Ma non è così giusto per fare perché entra in azione la potenza dello Spirito Santo, agisce su di te e trasforma la tua vita perché è come una dinamite che smantella la vecchia vita peccaminosa, è come quando si dissona un campo che il trattore mentre ara gira sotto sopra le radici delle erbacce e comincia a crescere il seme nuovo che viene seminato, comincia a svilupparsi nella tua vita l'insegnamento della parola di Dio che lo Spirito Santo feconda e fa screscere dentro di te. Tu anziché curare le cose che non servono, curare spine e triboli, cominci a curare gli insegnamenti della parola del Signore e li metti ad effetto e vedi la tua vita che cambia immediatamente. Il segreto è come riceviamo. Come riceviamo luce? Subito dobbiamo prendere nota. <ride> come ci diventa chiaro? Prendiamo nota. Segniamolo. La parola di Dio è una luce. Ci fa vedere dove siamo. Come dobbiamo camminare e dove andiamo. Nel Salmo 119 verso 105 dice che ci fa vedere dove dobbiamo mettere i piedi, cioè come dobbiamo camminare, e ci fa vedere a lunga distanza fino a che arriviamo nel cielo. La tua parola è una lampada al mio piede, mi fa vedere dove mettere il piede per non sporcarmi, per non affondare, per non metterlo sbagliato è una luce sul mio sentiero, mi fa vedere fino nell'eternità dove dovrò andare. Gesù stesso è la luce del mondo, chi segue Lui non si perde per strada. Leggiamolo insieme in Giovanni 8, 12. Gesù parlò loro di nuovo e dice a noi questa mattina, lo ripeto, io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Seguire Gesù vuol dire come quando noi seguiamo una persona nel traffico, con la macchina, stiamo attenti a non perderlo di vista. Seguire una persona tra la folla, in una fiera. Vuol dire che se noi lo perdiamo di vista non sappiamo più dove andare perché siamo estranei in quell'area, in quello spazio. Seguire Gesù vuol dire seguire le direttive della Sua parola, metterle in pratica mentre riceviamo conferma dallo Spirito Santo che così è, così è perché la parola di Dio è verità. Dai. Non restate così come un'abbandonata, come un abbandonato a te stesso che ascolti e non fai mai un passo di ubbidienza verso Dio. Comincia subito, adesso, non un'altra volta. Questa è l'ora della decisione, perciò il Signore ti ha coinvolto in questo giorno e non è per caso che tu sei lì dove ti trovi, perché il Signore sa quanta sofferenza c'hai nel tuo cuore di una vita che non ha senso e che ti senti così messo male, messa male e hai bisogno di una svolta e il Signore perciò ti parla, ha creato questo appuntamento per dirti tu puoi. Se solo ti muovi nelle direttive che io ti sto dando in questo momento, è una decisione che non la può prendere nessuno per te, sei tu che lo devi prendere. Man mano che le idee ti vengono nel cuore, prodotte dall'aiuto e dalla guida dello Spirito Santo, sei tu che devi scegliere, agire, lasciare ciò che è male e fare ciò che è bene. Non lo può fare nessuno al posto tuo. Lo dobbiamo seguire come quando seguiamo uno tra la folla, così camminava Enoch. Enoch per più di tre, per 300 anni camminava con Dio così. Leggiamolo insieme in Genesi 5:24. Queste cose fin dall'antichità sono state così, perciò non è una sorpresa che oggi ne parliamo. Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio lo prese, perché stava per arrivare il diluvio e il Signore lo tolse prima per non farlo incastrare nel disastro del diluvio, come farà con la Chiesa. Prima della grande distribuzione ci sarà la grande distribuzione, la grande, la grande distri distruzione. Apocalittica che ci sarà <ride> la grande tribolazione, ci sarà il rapimento. Dio ha fatto delle cose prime per, prima per darci degli insegnamenti a noi che siamo oggi qui. Questi fatti ci raccontano le cose per farci porre attenzione nel dire che ciò avverrà ancora. Signore, aiutaci. Dopo. La sua conversione. Forse tu non conosci questa storia. Leggiamola dal verso 21 al verso 24. Sono storie che mi piacciono perché sono realtà eterne, servono anche a noi. Leggiamolo insieme. Enoch visse 65 anni e generò Mettusela. All'età di 65 anni... Incontrò il Signore, si convertì, leggiamo fino al verso 24, Enoch dopo aver generato Mettusela camminò con Dio 300 anni e generò figli e figlie, visse una vita normale, tutto il tempo che Enoch visse fu di 365 anni, 300 da convertito e 600... Eh, 300 da convertito e 65 non aveva incontrato il Signore. Però dal momento che lo incontrò, Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio lo prese. Che bella conversione. Tu forse sei convertito da una vita o sei convertito da poco o ti converti in questo momento. Sta qui il taglio di una vita diversa perché prima non conoscevi Dio, adesso cammini con Dio, cammini nelle direttive che ci sono nella parola di Dio, li segui e Dio comincia a benedirti, comincia a cambiare la tua vita, vivi una vita armonizzata con il piano della volontà di Dio. Questi esempi sono scritti qui dentro perché servono a me e a te e il Signore ce ne parla questa mattina perché ti vuole dare l'occasione di riflettere e dire così devo fare pure io. Quando vedo queste cose a me nasce subito il desiderio di fare come hanno fatto quelli che hanno fatto bene. <ride> Quando penso alla vita di Enoch, 300 anni che camminò con Dio, mi viene una voglia nel cuore di dire Signore, Fammi camminare pure a me così, ti prego, è inutile che corro avanti e cado, resto indietro e cado. Fammi camminare insieme con te quest'altro poco di tempo, 15, 20 anni, 30 anni che ancora tu mi vuoi tenere qui. Fammi camminare al passo con il piano della tua volontà, sempre. Signore, aiutaci questa mattina. In una generazione malvagia lui si distingueva perché lui viveva contemporaneamente dove abbiamo letto prima. Non era in un paradiso terrestre, lui era nel contesto di quello che abbiamo letto nel capitolo 6, verso 5. Leggiamolo un'altra volta, Genesi 6, 5 dice così che la... Nel contesto di quella generazione malvagia c'era anche lui. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo, mentre lui concepiva disegni che piacevano a Dio e camminava con Dio nel contesto della stessa generazione. Perciò lo possiamo fare anche noi, nel contesto di una generazione. Malvagia che stiamo vivendo, nessuno ti vieta di fare una scelta e di dire: Io voglio camminare con Dio come camminò Enoch, io voglio camminare così. Sì, perché so, perché so, perché so che questo si addice e questo è per il mio bene, per il bene della mia famiglia, della mia casa. E per amore del meglio che il Signore mi propone. Signore, signore, ti ringrazio, ti ringrazio, ti ringrazio. Ispirata lui, nel contesto di una generazione che era ispirata dal maligno, si comportava diversamente. Anche Noè faceva così. Leggiamo nel verso 8 e 9 del capitolo 6. Noè era un suo nipote che aveva conosciuto Dio. Noè trovò grazia agli occhi di Dio, agli occhi del Signore. Questa è la posterità di Noè. Noè fu uomo giusto, integro, ai suoi tempi, in mezzo ad una generazione malvagia, Noè camminò con Dio. Vedi? <ride> allora si può. E fece tutto quello che Dio gli diceva. Verso 22: a questo siamo chiamati noi, amico, amica, fratello, sorella. Se no, che facciamo? Noè fece così, fece tutto quello. <ride> per piacere, mettici il verde sopra su tutto il verso, evidenziamo questo ricchezze, grazie. Evidenziamo questi uomini pieni di fede che quando hanno scelto si sono trovati ad essere contrastati da tutti coloro che li circondavano, ma non si curavano di nessuno. Loro pensavano di fare tutto quello che Dio gli diceva. Oh Signore, aiutaci. Puoi scegliere oggi di cominciare a fare così? Tutte quelle cose che il Signore ti fa comprendere che sono buone, li cominci a fare e Lui ti comincia a benedire. È lo stesso Dio. Io mentre lo dico a te mi viene la voglia di farlo sempre di più. Lo dico con tutto il cuore. Dio lo sa. Non mento, non recito, non lo so fare, non so recitare. Signore, grazie, grazie, grazie. Abbiamo letto in Ebrei 10, 36. Rileggiamolo, perché ci spinge a dire che dobbiamo avere costanza, dobbiamo perseverare. Infatti, abbiamo bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniamo quello che ci è stato promesso. <ride> Signore che sei grande, costanza vuol dire, è la capacità di portare a destinazione quello che abbiamo iniziato, non passivamente ma positivamente. Sai, noi possiamo portare a destinazione delle cose che ci stiamo così vicino. No, attivamente per vederne il risultato, per vedere che funzioni, per vedere che il meglio sta davanti e che fatto questo dobbiamo fare un'altra cosa per non disperderci in cose che non servono. Signore aiutaci questa mattina. Ma attivamente lo Spirito Santo ci dice, leggiamo il verso 37, che il Signore sta per ritornare. E noi possiamo dormire ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Che cosa vuol dire? Che noi sonnecchiamo come le cinque vergini disavvedute? No. Tutta la parola del Signore messa insieme. Vediamo che con dei concetti diversi ci porta a riflettere per dire: fai bene, non fare le cose così sonnecchiando, come stare con la testa a un'altra parte, sorella mia, fratello mio. Sì, 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 che Gesù è vicino, il rapimento, il suo ritorno. Qui ci riporta che alcuni, anziché migliorare, peggiorano. Forse sei uno di quelli che stai peggiorando, che hai ricevuto il Signore tempo fa, prima vivevi una vita vittoriosa e ora vivi ancora peggio. Il Signore ti sta richiamando in questo momento, leggiamo dal verso 32 fino al 39, così abbiamo un quadro chiaro di cosa ci sta dicendo il Signore questa mattina. In quale rigo sei, in quale verso sei? Riprenditi subito. Ma ricordatevi di quei giorni in cui, dopo essere stati illuminati, quando lo Spirito Santo ha iniziato l'opera nella tua vita, tu hai sostenuto una lotta in mezzo ai tuoi perché ti contrastavano e tu ti testimoniavi senza fermarti. Vai con il verso prossimo. Talvolta e se stata esposta esposto ad oltraggi oltraggi e alle vessazioni dei tuoi colleghi di lavoro altre volte facendoti solidale con quelli che erano trattati in questo modo infatti hai simpatizzato con chi veniva perseguitato, hai accettato con gioia la ruberia di qualche perdita pur di mantenere la pace, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Lo facevi prima? Non abbandonare la, la, tua, la tua franchezza, che ha una grande ricompensa. Mettiti all'opera un'altra volta. Infatti hai bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, ottieni quello che ti è stato promesso. Perché il Signore ritorna. Perché ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Ma è giusto. Per fede vivrà. Si sì, pensa a ciò che sta per accadere, che il Signore sta per ritornare e se ci tiriamo indietro, Dio non ci gradisce, perciò dobbiamo perseverare, perché vogliamo piacere a Lui. Leggiamo il verso 39. Quando sei grande, Signore, ti vogliamo benedire. Ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione. Io non voglio essere uno di quelli che si tira indietro all'ultimo momento, come aver sprecato tutta la vita e poi all'ultimo momento perdo il treno, perdo l'aereo, perdo il viaggio. Ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita eterna. Sì, è facile che siamo all'ultimo momento. Hai speso una vita nelle chiese a girare, a voltare, a fare il religioso e all'ultimo momento, perché la scrittura dice che avrà perseverato sino alla fine, e sarà salvato. Riprenditi subito questa mattina, è un richiamo da parte del Signore. Indietro mai. Enoch non torna indietro. Leggiamo il capitolo 5, verso 23. <ride> Genesi 5, 23. Impara dove si trovano queste cose, così impari a conoscere la Bibbia. Tutto il tempo che Enoch visse fu di 365 anni. E nel verso 24 dice, tutto il tempo Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio lo, porta, lo portò con lui. In Genesi 6, 22, un altro esempio, leggiamolo insieme. Che sei grande Signore, ti vogliamo benedire per questi esempi di fede. Enoch 6:22 per cortesia. <ride> si è ringraziato Dio, vai tranquillo. Noè fece così, fece tutto quello che Dio gli aveva comandato. Nel capitolo 7. Dal verso 5 al verso 7 guardiamo questo campione di fede. Ma sai chi era Noè? Leggiamolo, poi vedrai. Noè fece tutto quello che il Signore gli aveva detto. Noè aveva 600 anni quando il diluvio delle acque inondò la terra. Noè con i suoi figli, con la sua moglie. E con le mogli dei suoi figli entrò nell'arca per scampare alle acque del diluvio. <ride> che bello! Poi il Signore lo chiuse dentro, il Signore lo protesse per tutta la sua vita. E per non far sì che fosse entrata l'acqua, lui cercò di custodirlo. E chiuse lui stesso la porta dell'arca, perché se restava aperta con quel cataclisma che c'era, sarebbe morto nell'arca come quelli che sono morti nel parcheggio in Spagna. Leggiamo insieme, il verso 16. Poi il Signore lo chiuse dentro. <ride> Questo è un evento globale. Matteo 24, 37, leggiamolo insieme. Questo serve a noi. Ascolta bene. Come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del figlio dell'uomo. Il Signore stesso custodì, assicuro, Noè. Il Signore farà così con noi, con ognuno di noi con quelli che sono morti già in Cristo e con noi che siamo viventi sarà lui stesso a prendere cura di noi non saremo restati in qualche loculo e non saremo restati sotto qualche frana leggiamo primo tessalonicesi 4:16 questo è l'evento che ci sarà prima che noi possiamo immaginare, perché il Signore stesso, come fece con Noè, così farà con ciascuno di noi, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i nostri cari che sono partiti prima di noi, poi noi viventi che saremo rimasti. A Dio sia la gloria. Leggiamo il verso 17. Verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e saremo sempre così, saremo sempre con il Signore. E in mezzo a tutto il caos che avverrà, come leggiamo in Apocalisse 20:11, dove questa terra sarà arrotolata e non resterà più niente. Poi vidi il gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, la terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e in un modo diverso di quello che successe nel diluvio e non ci fu più posto per loro. Nessuno sfugge a Dio. E vidi morti grandi e piccoli in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le, secondo le loro opere. Nessuno resta, come ho detto prima, in qualche loculo sotto qualche frana, perché i morti, il mare restituisce i morti che sono in esso, la morte e l'ades restituirono i loro morti ed essi furono giudicati secondo le sue, ognuno secondo le sue opere. Hmm. Come Dio prese cura di noi nel mantenerlo al sicuro così tiene cura di ognuno di noi Ora che ci sarà questo grande cataclisma che supera quello del diluvio. Signore, aiutaci questa mattina. In Luca 17, 26 e 27 parla della stessa cosa. Poniamo a mente cosa dice. Come avvenne ai giorni di Noè, così avverrà ai giorni del figlio dell'uomo. Verso 27 dice, si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio che li fece tutti perire. Hmm. Non è che non dobbiamo mangiare, eccetera. Il mondo vive così perché non aspetta il ritorno di Gesù e ci deride come deridevano a Noè. Ma quando Dio chiuse l'arca non ci fu più derisione, perché non c'era più la possibilità di deridere quell'uomo giusto, così sarà adesso. La derisione non alterò il giudizio di Dio, come sarà adesso sorella, amica, così sarà per noi. 1 Tessalonicesi 4,17 lo abbiamo letto. Le derisioni restano a chi li fa, ma noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. In 1 Corinzi 15,52 dice che rivestiremo un corpo glorioso in un momento in un batter d'occhio al suono dell'ultima tromba perché la tromba squillerà e i morti in Cristo risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati rivestiremo l'immortalità leggiamo il verso 53 Qui ci sono cose serie che stanno davanti e noi sonnecchiamo, guardiamo, guardiamo, guardiamo le cose che non servono. Infatti bisogna che questo corruttibile, questo nostro corpo marciscibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità e la morte sarà sommersa nella vittoria perché non moriremo più. Leggiamo il verso 54, poi quando questo corruttibile sarà, avrà rivestito in corruttibilità e questo corpo mortale avrà rivestito in mortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta. La morte è stata sommersa in vittoria. La natura stessa è in agitazione in questo tempo. Guardiamo cosa succede. I grandi della terra chiamano l'atmosfera che si modifica. No, non è questo. È scritto che cosa è? Che la natura stessa sa che qualcosa sta per succedere. Per succedere. Leggiamo in Romani 8, 23. La natura stessa non resiste. Al fatto di quel che sta per accadere, non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Per capire meglio, leggiamo il verso 22 e 23. Non è quello che dicono i grandi, che è l'atmosfera, il cambiamento. Climatico no, sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio perché c'è qualcosa di grande che sta per accadere. Come una donna che è in travaglio, che sta per nascere il bambino e tutte le ossa sono sconvolte, così la natura è sconvolta per il fatto che Gesù sta per ritornare. E non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione e la redenzione del nostro corpo. Qui avverrà il compimento di tutto il processo e resteremo col corpo glorificato come quello di Gesù, non come chi crede nella reincarnazione che diventa un cavallo o diventa una scimmia. La scrittura dice che saremo simili a Gesù, il Figlio dell'Iddio vivente, come è iniziato l'opera della nuova nascita nella nostra vita, noi saremo simili a Lui. In Primo Giovanni dice proprio questo. Noi crediamo ciò che dice la parola del Signore, carissima, carissimo, ora siamo figli di Dio. Ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato da un momento all'altro saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è. All alleluia, alleluia all'agnello di Dio, alleluia al figlio dell'Idio vivente perché Gli sta per ritornare. E questo avverrà, e non ci sarà post potente sulla terra che può escludere questo evento, che sarà prima di quanto noi possiamo immaginare. In primo Corinzi 1548 dice: E come è stato lui, così saremo noi, gloria sia resa a Dio quale è il terrestre. Tali sono anche i terrestri e quale è il Celeste, Gesù il Celeste, tali saremo anche noi. Come Lui è stato, come noi, per lo scambio che ha fatto alla croce, noi saremo come Lui. Simili a Lui, come abbiamo letto in, in primo Giovanni 2. 3-2. Ti sembra cosa da poco? Ti sembra cosa da dormirci sopra? Ti sembra cosa di abbandonare? No! Abbiamo letto in Ebrei 10:39, leggiamolo un'altra volta. Io spero che questa mattina tu prenda una decisione così come è scritto qui. Noi non siamo di quelli che si tirano indietro per perdere la vita eterna. Per piacere, metti, ebrei 10:39, ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro alla loro perdizione, ma siamo di quelli che hanno fede per ottenere la vita eterna. Gesù ritorna, prepariamoci, non sonnecchiamo su cose serie perché non ci sono cose più importanti di queste sul pianeta Terra, del quale noi dobbiamo perderci per fare cose che non servono. Applichiamoci a fare ciò che dice la parola del Signore ed essere operativi e muoverci proprio come dice in 1 Corinzi 15:58, che è un verso che mi piace e lo voglio far sentire anche a te. Muoviamoci in fede, camminiamo col Signore, è tempo di muoverci. Leggiamolo insieme. Perciò, fratello mio, carissimo, sorella mia carissima, stiamo saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la nostra fatica viene grandemente ricompensata. Non è vana nel Signore, tanto che il Signore dice che se diamo anche un bicchiere d'acqua a qualcuno perché sta servendo il Signore riceveremo la ricompensa. <ride> Signore benedetto sei, ti ringraziamo questa mattina, ti ringraziamo, ti ringraziamo, ti ringraziamo perché il, non perdiamo nulla. Se non serviamo il Signore perdiamo tutto, ma se serviamo il Signore non perdiamo nulla. Vogliamo ringraziare il Signore insieme questa mattina. Preghiamo. Signore grazie per la tua parola, grazie perché essa ravviva la fede nel nostro cuore facendoci comprendere che tu sei più vicino di quando noi pensiamo, sia per assisterci, e sia perché stai per ritornare. Aiutaci ad essere pronti, te lo chiediamo tutti insieme nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Prendi nota dove abbiamo letto, quei versi che ti hanno parlato, vai a leggerli, o oh, qui devi soltanto fare una foto però, è molto difficile poterli ricordare. Il mio cibo e spero che sia la stessa cosa per te, è fare la volontà di Dio. Sì, Signore, aiutaci a fare la tua volontà. Giovanni 4, 34, 6, 38, 33, 3, Ebrei 10, 36, Matteo 7, 21, Genesi 6, 5, Giacomo 1, 22, 1, 24, Isaia 55, 6 e 7, Luca 24, 47, 1 Timoteo 2,6, 2,5, Salmo 119, 105, Giovanni 8, 12, Genesi 5, 24, 5 da 21 a 24. Genesi 6, 5, 6, 8 e 9, 6, 22. Ebrei 10:36, 10, 32 a 39. Genesi 5, 23, 24, 6, 22, 7, 7 a 5, 7, 16, Matteo 24, 37, 1 Tessalonicesi 4, 16, 17, Apocalisse 20, 11 a 13, Luca 17, 26, 27, Primo Corinzi 15, 22, 52 a 54. Romani 8, 23, 1 Giovanni 3, 2, 1 Corinzi 15, 48. E così anche questa mattina il Signore ha suscitato per mezzo della Sua parola la grandezza che noi, figli degli uomini, abbiamo agli occhi Suoi, quando riceviamo Cristo nella nostra vita, sarà cambiato tutto. Se non hai ricevuto Cristo nella tua vita, chiediglielo in questo momento e di Signore, io ho bisogno di te. Segui gli insegnamenti che ti vengono dati e vedrai come lo Spirito Santo opererà nella tua vita. Sì. Dio ti benedica. Ci vediamo stasera. Dio vi accendo. Alle ore 19.30 ci saranno quattro pastori che preghiamo per loro, che il Signore gli dia un messaggio chiaro, così come chiara è la parola di Dio e noi possiamo essere incoraggiati a migliorare il nostro cammino e il nostro rapporto con Dio. Dio ti benedica, pace, ci vediamo stasera, Dio piacendo alle ore 19.30. Non dimenticare quello che ho detto prima, ricordati dei carcerati e ricordati della missione, fai la tua parte perché Dio non ti farà perdere nulla di tutto quello che tu fai qui e all'altra parte, all'altro mondo, nel cielo. Dio ti benedica, pace e buona giornata.